Immobilismo e PGT, questi due punti sui quali focalizza la sua attenzione Lega Ambiente Brescia. Dopo la trasmissione presa diretta, anche l'associazione bresciana, come già fatto dall'amministrazione comunale e dall'ASL, ha tenuto a sottolineare alcuni punti riguardanti il caso Caffaro. Sì, i cittadini più che le associazioni hanno riscontrato in questi anni una mancanza di interventi, ma anche di semplice attenzione alla questione da parte dell'amministrazione comunale. Ogni volta che i comitati di cittadini, di quartiere, si recavano al comune per far presente la situazione di disagio e di preoccupazione, veniva dall'amministrazione comunale al più una minimizzazione del rischio, come in parte è avvenuto anche a seguito della trasmissione di presa diretta, o al massimo il rinvio ad interventi che erano imminenti e che poi non si sono mai verificati. Quindi, fatto il bilancio degli ultimi 5 o 6 anni, la cittadinanza ha davanti chiarissimo un quadro di assoluto immobilismo. Crediamo che sia venuto il momento di proporre l'attivazione, l'istituzione di una autorità ad acta, un commissario che affronti in maniera unitaria la situazione, coordini gli interventi e si faccia anche da, autorità di trasferimento dei dati, delle informazioni alla cittadinanza, anche allo scopo di tranquillizzare e di dare una versione oggettiva della realtà e quindi evitare episodi di allarme e di speculazione che ovviamente non fanno l'interesse della cittadinanza. Non solo immobilismo, ma come detto, punto fondamentale anche il PGT. Legambiente sostiene che il nuovo piano di governo del territorio rischia di aggravare le cose. Diciamo che il piano di governo del territorio che è stato varato dalla Giunta di Brescia non tiene conto delle criticità ambientali presenti e quindi anziché andare a risolvere quei problemi di contaminazione ambientale va ad aggravarli, in quanto va a prevedere nuove zone residenziali a ridosso di aree inquinate come sono l'area Caffaro, come sono le tangenziali e come sono alcuni siti industriali a Brescia. Quindi la nostra richiesta è che si pensi a un nuovo PGT che vede una riqualificazione in chiave ambientale della città per evitare di esporre ulteriormente la salute dei cittadini a pericoli di contaminazione.